faremo è dalla griglia Sant'Eurosia fino all'uscita del Parco Nord, quindi percorrendo tutto il canale Naviglio sotto alla città, e sono circa 4 km più o meno, del tutto interrati e tutti appunto che percorrono la città da sud a nord. Diciamo prima è quello di andare appunto a individuare scarichi anomali, e la tecnologia che andiamo ad adottare è una tecnologia a laser e GPS, quindi andremo a montare delle stazioni di rilevamento supportate ovviamente dalle persone non fisse giù nel canale Naviglio, e con quelle andremo a individuare e posizionare tutti gli scarichi che ci sono, conosciuti e non che ci sono. Praticamente il lavoro consisterà nel geolocalizzare ogni singola apertura, quindi scarico che c'è nel canale Naviglio con un GPS, e poi ci sarà una seconda fase in cui verranno appunto immessi dei traccianti nelle abitazioni per capire se sono acque bianche o acque nere. In quel caso si provvederà appunto all'allaccio in fognatura e quindi a risanare, continuare con il risanamento del canale Naviglio. Nel contempo una progettazione fatta da IREN si farà una mappatura in 3D di tutto il tratto del canale, che è 4 km. Sì, questa è un'altra possibilità da verificare. Ovviamente se sono acque bianche non viene lasciato così com'è. In seconda fase, dopo aver fatto la fotografia precisa degli allacciamenti presenti nel canale, andremo a individuare quelli che sono allacciamenti di acque bianche e di acque nere. Questo verrà fatto singolarmente, puntualmente nelle abitazioni, inserendo del colorante dentro lo scarico di acque nere e verificando se effettivamente scende giù nel canale, se arriva nel canale. Questo ci permetterà di capire quelli che sono gli allacciamenti da lasciare dentro il canale o da collettare alla pubblica. L'aspetto tecnico è sicuramente quello di andare ad allacciare in modo corretto, far allacciare in fognatura quelli che oggi non scaricano in fognatura. Sì, quindi ci sarà il risultato che ci aspettiamo, è il risanamento ambientale del canale Naviglio. Qua praticamente il canale esce nel Parco Nord e diventa, diciamo, a cielo aperto, soprattutto il percorso del parco.